Bentornati a tutti lettori e lettrici qui su Bla Bla Fantasy, il podcast che vi parla di letteratura fantasy. Siete pronti a partecipare con noi in questo viaggio? Benissimo, allora prendete posto, allacciate le cinture e rilassatevi. Si parte! Mi vado a introdurre. Io sono Carbo e sarò il vostro pilota e conduttore della puntata. Ma vado a presentare gli altri sodali, i miei compagni di viaggio. Che sia il motore in panne, una gomma a terra o un'orda di goblin sulla statale, è sempre presente per risolvere la situazione, sia con le buone che con un crick in mano. Il nostro tuttofare di fiducia, Tuccio. Salve a tutti e bentornati. Il tizio che da solo può rendere un viaggio fastidioso, il più piccolo tragitto insopportabile. Quando lo vedi sul giro della strada dovresti sfrecciare tutto gas, mentre noi ce lo siamo presi. L'autostoppista qualunque che nessuno vorrebbe in macchina. Simone. Buon salve a tutti. Sono di nuovo prima di Tommy. Sì, ormai Tommy è sempre relegato nelle ultime file. Infatti si professa il tiranno della carta stampata e il dittatore delle scelte letterarie, il despota che veste di nero inchiostro, un uomo distrutto dalle rivelazioni costanti di puntata in puntata che lo fanno vacillare e interrogare sul senso della vita, neologista, ostile verso gli pseudonimi e navigatore, Tommy. Grazie di questa bellissima introduzione e io non ho altro da dire che bentornati carissimi ascoltatori. Quindi, fatte le dovute presentazioni, rispieghiamo di nuovo cos'è il pit stop per questa seconda puntata. Che è la pausa bagno. È una pausa bagno, sì, quando ci fermiamo all'autogrill, al furto grill, non so come lo volete chiamare voi. Pit stop sono questi puntate dove andiamo a chiarire dei punti per noi importanti, sempre nei dintorni del fantasy, nell'ambiente fantasy. E in effetti oggi andremo a parlare di una cosa molto importante, soprattutto legata alla scrittura del fantasy, alla creazione del fantasy, di un mondo fantasy, del suo world building. Ma lascio la parola ai miei compagni che ci parleranno proprio del sistema magico. Questo è il tema principale della puntata. E Simone, volevi partire tu? No, lascio la parola a Tommy, visto che ci sono state queste diatribe iniziali, lascio la parola a Tommy. Cioè, è stato io un po' più da che diatriba sottolineerei bestemmie, blasfemia, tipo, però va bene. Allora, da te. È stato un po' da credine iniziale prima di iniziare la puntata, ma adesso aumenterà questa credine, diventerà proprio... Eravamo un po' nervosi prima di scendere dalla macchina. Il gesso che tratteggia sulla lavagna, quel rumore lì farà. Quindi, prego, bene, Tommy, vuoi cominciare tu con il sistema magico? Allora, faccio una brevissima introduzione di quello che dobbiamo parlare. È il sistema magico che si divide in hard e soft, che per qualche dillo in modo sexy come prima. No, per qualche motivo il nostro che leggero e pesante, alto e basso non andava bene, quindi hard e soft. Ok, vogliamo andare lì? Allora, io ho detto che secondo me non andava bene chiamarlo sistema magico alto e basso, perché ci sono i sottogeneri di fantasy, high fantasy e low fantasy, fantasy alto e fantasy basso, dove si ha o un mondo pieno di magia o un mondo con pochissima magia. È molto diverso da un sistema magico hard e un sistema magico soft. Io personalmente l'avevo tradotto con concreto e indeterminato. Ne approfondiremo del perché tra qualche minuto. Pesante e leggero era un'altra dicotomia che si stava parlando prima, che effettivamente non è, diciamo, bella da sentire, un pochettino grezza, però fa il suo lavoro, anche secondo me. Detto ciò, per qualche motivo, Simone aveva un'idea del sistema magico hard e soft senza il contributo di Brandon Sanderson, e io sono curioso di sapere dov'è che hai trovato questa informazione, e prego, raccontaci. No, prego, prima voglio lasciare la parola a voi che siete le girls fan di Brandon Sanderson, Tommy e Tuccio, e quindi prego, raccontatemi la storia del sistema magico creato da Brandon Sanderson, perché a quanto pare questa differenza prima di Brandon Sanderson, che comunque è un autore abbastanza nuovo del genere, non c'era. Allora, io interverrò molto timidamente, perché in questo particolare tenzone, in questo particolare frangente,
Credo che sarei solamente un goffo scudiero per te, cavaliere templare di Sanderson, Tommy. Potrei solamente enunciare le famose, vabbè, a parte gli scherzi, comunque sia l'autore Brandon Sanderson, nello, diciamo, nell'elaborare lo stile di scrittura che lo contraddistingue nel tempo, ha elaborato delle leggi conosciute come le tre leggi di Sanderson. E la prima legge in particolare, come ricorre il termine prima legge nel nostro podcast, ma non lo sentite come legge. Comunque, la prima legge di Sanderson è proprio incentrata sulla suddivisione fra hard magic e soft magic. Per cui, e cito da Wikipedia, la capacità dell'autore di risolvere in modo soddisfacente i conflitti fra personaggi tramite la magia è direttamente proporzionale al modo in cui il lettore è messo in grado di comprendere il funzionamento della suddetta magia nel contesto della narrazione. Che allora, se vogliamo proprio togliere la bellezza della lettura che ha fatto il caro Tuccio, cioè a parole un pochettino più volgari, diciamo che semplicemente più si è coerenti nel rispettare le regole magiche di questo, del tuo mondo, più la risoluzione di un conflitto con la magia risulta soddisfacente per il lettore. Sono d'accordo. Andiamo con la seconda legge. E l'ha scritto Sanderson. Andiamo con la seconda legge. Allora, la seconda legge è molto semplice. I limiti sono maggiori dei poteri. Molto lineare e conciso. Allora, volendo un attimino approfondire per chiarezza, una parte molto interessante della storia si deve focalizzare non sul punto di forza della tua magia o del tuo personaggio, ma sui punti deboli che il personaggio o il sistema magico ha. Perciò diventa più interessante seguire, no, questi limiti rispetto che vedere i punti di forza. Andiamo quindi con la terza legge. Mm-hmm. E questo qui, questa terza legge testimonia la natura ambientalista di Sanderson, perché dice: espandi ciò che hai già prima di aggiungere qualcosa di nuovo. Allora, questa è quella un pochettino, secondo me, dopo forse sono io quello un po' più lento di comprendere, però questa è quella che mi sembrava più complicata. E allora, diciamo che espandere invece di aggiungere, no? Questo contesto, che concetto che Sanderson dice, fa riferimento al world building, no? Nel senso che la creazione del mondo, dice Sanderson, prima di aggiungere altra roba, vedete di estrapolare, di collegare, di creare interazioni dinamiche tra gli elementi che avete già nel vostro mondo, cioè domandandovi ogni volta questo elemento magico, no? Cosa succede, cosa fa, quali sono le ripercussioni che possono portare nell'economia, nella politica, nella religione, no? Sono esempi di domande che uno bisogna porsi prima di aggiungere altro materiale, no? È questo che fondamentalmente crea nel mondo un mondo vivo che respira e non sembra statico, dove se non c'è il personaggio principale in quel momento la storia rimane congelata, non si sposta assolutamente niente, non ci sono ripercussioni in altri posti. Ecco, questa secondo me è la legge più interessante delle tre, è un pochettino quella un pochettino più ermetica, visto che era talmente sintetica, che dice espandere invece di aggiungere. Vabbè, comunque sia, per quanto possa essere complicata, rimane abbastanza chiara, cioè nel senso, prima di aggiungere un nuovo potere al tuo sistema magico, un nuovo livello di potere, quello che è, espandi quello che hai già. Quindi se già avevi parlato di determinate cose, ingrandiscile, utilizzale, cioè sviluppale a 360 gradi invece di aggiungere nuovi poteri. Esatto, quella mi piace come espressione. Sì, perché tu praticamente crei un contesto magico, crei un determinato funzionamento della magia, un tipo di magia fondamentalmente. Devi avere cura dell'ambiente, del background, del mondo dove questa sta. Se questa interagisce tanto, ci sarà, esatto, se questa interagisce tanto con il mondo, allora tanti aspetti del mondo dovranno essere influenzati dalla stessa.
Se invece è poco presente, scarsamente presente, saranno pochi gli ambiti dove si va a intrecciare. Deve essere, per esempio, si tratta di differenza. Diciamo però che secondo me siamo partiti un po' col piede sbagliato, perché appunto voi avete voluto tirare subito in ballo il vostro carissimo e amato Brandon Sanderson come il cavaliere senza macchia, senza paura, che sistema tutto. Tommy e Tuccio sono le cheerleader di Brandon Sanderson. Sì, sì, sono il girls fan, come ho detto prima, ma non abbiamo spiegato... Le ragazze di Sanderson. Non abbiamo spiegato nulla. Le bimbe di Sanderson. Cioè, stavo arrivando. Noi abbiamo tirato in ballo tre leggi così a muzzo, ma non abbiamo spiegato effettivamente che cos'è un sistema magico e che cos'è un sistema magico hard o soft, visto che alto, basso, leggero, pesante non va bene. E queste erano Simone, le basi. Ti sei sbagliato perché lui non è il cavaliere bianco senza paura e senza macchia. Lui è il cavaliere nero. Perché il cavaliere nero non devi rompere. Devi cagare. Giusto. No, vabbè, questa era la premessa, la base su cui dopo costruirsi un sistema magico. In base a quanto vengono rispettate queste leggi, può venire fuori un sistema hard o sì, soft. Il discorso, quindi, spiega cos'è questo sistema magico. Sì, cos'è? Cioè, il discorso è che cos'è un sistema magico? Ovviamente in un racconto fantasy dove esiste la magia, il sistema magico è appunto il come viene descritta e regolamentata la magia all'interno del mondo presentato al lettore. Quindi più io scrittore analizzerò la mia magia, la magia che vado a creare, più vado a dare regole, limiti, ripercussioni nell'utilizzo della magia rispetto al mondo, più il sistema magico sarà appunto di tipo hard, ovvero sarà più regolamentato e sarà più descritto, diciamo. Meno vado a fare queste cose, e più il sistema magico sarà quindi soft, ovvero un sistema magico dove la magia è magia, e con la magia ci si può fare quindi qualsiasi cosa, non ci sono, tra virgolette, limiti, o comunque i limiti sono poco descritti, diciamo. Ecco, ci sono poche ripercussioni nell'utilizzo di questa, e così via. E ci si può giocare molto, quindi, poi su questa cosa. Ci si può giocare molto, e infatti il sistema magico soft permette di creare un senso di meraviglia, perché effettivamente uno non riesce mai a vedere il limite, la fine di questo mondo magico, sul lettore. Come, sì, come debolezza, però, c'è il discorso della soluzione dei problemi con la magia, viene molto spesso risolta con l'utilizzo di Deus Ex Machina. Esatto. E anche questione di sospensione delle incredulità. Sì, e qui... è quello che va... anche in un racconto ti rendi conto che certe cose, per quanto siano fantastiche, dopo un po' diventano fuori contesto, e lì ci potresti rimanere male, quando forse la fantasia è strabordante. Sì, però anche lì, diciamo, sono cose in base a come lo scrittore utilizzerà poi il sistema magico. Nel senso, cadere nei Deus Ex Machina in un sistema magico soft è facilissimo, questo è ovvio. Ma se lo scrittore è bravo, riesci comunque a non farlo. Okay, sì, sì, allora, sottolineiamo subito una cosa, no, scusa se ti interrompo, sottolineiamo subito una cosa. Non vuol dire che un sistema magico hard o un sistema magico soft, uno sia migliore dell'altro. Sono due cose completamente diverse che hanno punti di forza, punti di debolezza, ma uno non è meglio dell'altro, punto. Questo si chiarisce subito, ragazzi. Sì, sono d'accordo. Alla fine genereranno due universi diversi, fondamentalmente. Ma sì, è un continuum, quello che bisogna capire, che c'è, non si staccano, perciò ce n'è un punto massimo di hard, un punto minimo di soft, ma c'è anche il mezzo. Che ci possono essere sia regole sia libertà di interpretazione. Il discorso è che un sistema magico hard, come punto di forza possiamo trovargli il fatto che sicuramente qualsiasi utilizzo della magia all'interno del mondo sarà studiato, bilanciato, funzionerà all'interno della storia.
perché ovviamente se vai a creare Deus Ex Machina con un sistema magico hard hai sbagliato proprio tutto, cioè sei proprio completamente fuori da ogni... Sì. Cioè, i colpi di scena hai fatto le regole e te le sei infrante. Sì, sì, capito, cioè, quindi è normale che nel momento in cui tu vai a dare dei limiti alla magia, vai a dare delle regole, dei sistemi, cioè proprio delle scale di potere, diciamo tra virgolette, in base a determinate cose, possiamo chiamarlo mana, possiamo chiamarlo forza spirituale, come ti pare, insomma, nel momento in cui tu vai a dare un livello di potere ben bilanciato, dei limiti a quello che si può fare, tutto quanto, è normale che non puoi creare Deus Ex Machina in un sistema magico hard e non puoi andare, diciamo, fuori dal contesto. Quindi sicuramente sarà ben bilanciato e funzionerà benissimo. Il problema cos'è? È che io lettore mi aspetto, diciamo, di vedere determinate cose e sono sicuro che non ne vedrò altre. Un sistema magico soft, invece, ti dà quella possibilità come scrittore di giocare su questa cosa. Cioè, metti pochissime regole, veramente poche, e quando ti fanno comodo, tra virgolette, e quando ti serve, utilizzi la magia come ti serve. Ora, se ovviamente hai messo anche solo una piccola regola e la infrangi perché ti serve, allora lo stai facendo male. Se invece riesci a, diciamo, giocare su quella scala di grigi che tu non avevi ben delineato, allora lo stai facendo bene. Lascia al lettore una sorta di colpo di scena o incredulità che magari non ci arrivava, non poteva aspettarselo. Quindi è comunque bello per queste cose, se lo scrittore è bravo. Sì. Cioè, quello che, tornando sempre al discorso di prima, che dicevi te, ma cioè te, perché secondo me dicevi che il sistema magico non è che l'ha inventato Brandon Sanderson, questo è ovvio. Cioè, lui semplicemente ha fatto delle regole personali che poi le ha condivise con la comunità e tutto quanto, e sono state dopo colte molto bene e spesso vengono utilizzate. Però sì, prima che arrivasse le tre regole di Brandon Sanderson e tutto quanto, esistevano già i sistemi magici soft. Non so quanto i sistemi magici hard, perché effettivamente dal punto di vista del fantasy cioè, è una cosa degli ultimi anni. Perché il fantasy all'epoca, quando ancora non c'era la TV, non c'erano i smartphone, non c'era la comunicazione che abbiamo al giorno d'oggi, la gente probabilmente stava nel paese suo, difficilmente viaggiava, difficilmente poteva vedere il mare, le montagne o tutte e due, cioè, ci famo un'idea chiara da questo punto di vista. Allora il fantasy era questa possibilità di scoprire mondi completamente nuovi, ecco perché allora non c'era bisogno di regole, cioè più riusciva a meravigliare, più era soft il sistema magico, più riusciva a colpire il lettore di quell'epoca. È chiaro che ormai i tempi sono altri. Scusa, è anche vero, volevo dire che fino a una sessantina, ottantina d'anni fa, comunque il fantasy erano racconti per bambini, quindi è anche normale che non serviva, anzi era controproducente creare dei sistemi magici alti, perché tu non puoi, tra virgolette, dare delle regole alla magia nella testa di un bambino, quindi sarebbe stato anche controproducente andare verso un sistema del genere. Cioè, è un'osservazione interessante. Questo solo per bambini, essere... non penso. Aspetta, sì, fino a prima, prima, sì, prima di Tolkien, e Lewis, il fantasy era arrivato veramente a favole per bambini. Era arrivato. Sì, secondo me più che altro potevano leggerle tutte, è che era un intrattenimento basso, chiamiamolo. Sì, non era ricercato. Che poteva anche non era ricercato, però non è che lo leggeva solo un bambino, cioè poteva leggerlo anche un adulto, se per questo. Non interessava agli adulti. Non interessava, sì, vabbè. Perché secondo me possiamo dire anche che il target non era... Sì, era quello per bambini, però... Cioè, adesso non saprei al 100%, ma secondo me c'è anche di dire il fatto della fantascienza, che era il target fantasy per adulti. Cioè, sì. Cioè, quello che secondo me l'osservazione di Simone la corgo, cioè,
Sono d'accordo pure io. Comunque, anche quando si parla di fantascienza, come diciamo, avevo già detto un po' nell'altro pit stop, per me la tecnologia della fantascienza più o meno è come la magia del fantasy canonico, quindi un sistema magico soft, un sistema magico hard potrebbe essere, può essere rapportato tranquillamente in un libro di fantascienza. Comunque, però, da come ho capito una cosa, da come ho capito comunque, cioè rispetto a questi sistemi magici, mentre già esistevano, comunque c'era una sorta di come posso chiamarla, di linea narrativa per cui si poteva capire che c'era un sistema magico hard o soft, No, random penso summon, cioè in no. verità, vabbè, forse però qualcuno poteva già intuire qualcosa che secondo me Brandon Sanderson alla fine ha Sì, teorizzato. È riuscito a metterlo praticamente più su sì. carta e l'ha strutturato meglio come Praticamente sì. formula, diciamo. Brandon E non ho Sanderson detto è quello che che ha prima non gettato. si sapeva, cioè non è che non si sapeva cos'era, non si sapeva come schematizzarlo bene. Secondo me, Sanderson gli ha dato più una forma, una figura, Ok, ho una capito. silhouette. È quello che volevo dire. Beh, Vai, vai, Dale. ricordati Carbo, che tra l'altro è anche l'essenza, secondo me, una delle essenze più intime delle tre leggi, che tu nel momento in cui una cosa, proprio una cosa, è il concetto giusto, una cosa, finché non ha un limite, una superficie, una delimitazione, non la puoi definire, è indefinita. Nel momento in cui tu hai una limitazione, un contorno, cosa è e cosa non è, in cui tu riesci a distinguere cos'è e cosa non è, allora la cosa diventa realtà, diventa cosa. È un Cioè, il tuo concetto meccanico forse. di fiducia, Carbo, ti sta dicendo che o c'ha ragione lui e quindi è Brandon Sanderson che l'ha inventato, oppure rimaniamo a piedi. Ok, ho capito. Brandon Sanderson regna, cioè. No, Questa è la, diciamo, prima di questa quel. è il significato, che, cioè, è uno dei significati che ci ho colto dietro, che poi può essere Sì, benissimo che no, vabbè, Brandon scherzavo. Sanderson ci stia ascoltando e dici, ma questo che cazzo ha detto? Io non intendevo, No, però io. the fuck, man. Ma è Madonna. vero che cioè, dagli anni 90 in poi è già salite questi mondi hard, solamente si è Ma addormentato lo schermo. facciamo un esempio, facciamo, cioè che si possa capire cos'è più hard, più soft, almeno Te così sei si un capisce un po' meglio. pezzo di merda, Il Carbo, sistema magico. No, perché? no, vado io, tranquillo, me li prendo io gli insulti Sente che è stavolta. bastonato, eh? Un sistema magico soft, ragazzi, per quanto può essere difficile da digerire, riprendo proprio quello perché è quello che a me fa più arrabbiare, diciamo, è Harry Potter. Po, 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 Ma non è un insulto po, po. questo? Beh, Cioè, perché il sistema magico soft non vuol dire che sia cioè un oddio, per mondo un libro brutto. ambientato in una scuola di magia e stregoneria che dovrebbe spiegarmi come funziona la magia e la stregoneria, il sistema magico soft non era proprio la scelta più adatta. Però il target dei lettori erano comunque bambini e quindi per i primi libri e quindi per appunto, come dicevo prima, è difficile dare dei limiti alla magia nella testa di un bambino, posso capire la scelta, ma è sempre all'interno di una magia, di una scuola di magia e stregoneria che dovrebbe spiegarmi il funzionamento della magia, quindi Però se è un babbano, che ne sai? Non lo puoi sapere. O ce forse na perché sono babbano, nasci, infatti. o non ce nasci. Eccolo, il sistema magico incredibile della Ok, Rowling. però Cioè. il senso era Harry Potter rimane comunque un sistema soft perché dà pochissime regole nell'utilizzo della magia, ovvero il fatto che il mago deve avere la bacchetta, il fatto che deve recitare la formula magica correttamente, No, se sei molto fino a un forte la certo puoi punto della fare. storia, poi. Non serve più. Il fatto che non ci siano effettivamente dei livelli di potere, perché ragazzini del quarto anno, quinto anno affrontano Voldemort come niente, Ma la cose di magia più questo potente tipo. omicida la possono lanciare chiunque che c'ha una Esatto, bacchetta. una bacchetta. La bacchecca Il magica. fatto che escano fuori regole nuove soltanto quando fa comodo alla Rowling e quando non gli fa comodo non esistevano,
lo porta a essere un sistema soft. Sto dicendo che Harry Potter fa schifo? No, ovviamente no. Però, ecco, rientra tra i sistemi soft. Ma anche perché non ha mai fatto un mistero lei di come la pensasse al riguardo alle regole. Fondamentalmente uno dei suoi protagonisti principali e famosi, ovvero Albus Silente, ogni volta che infrangevano gli altri le regole, lui dava punti a Grifondoro. Quindi 10 punti a Grifondoro. Quindi è proprio... Beh, no, però... rispettare le regole, no. Cioè, tu impari da quel libro che se infrange le regole prendi punti. Cioè. L'inizio del libro sembrava che cominciavano a essere regole Prometeo, perché mi ricordo quando andavano in questa via per comprare la bacchetta, no, che c'erano tutte queste regole dove il legno, la piuma, la propria potrei dire una caffonata, mi sembra che si chiamasse Dragonil la città. Diagonale. Era un gioco di parole, era un gioco di parole che si traduce male in italiano. Scusate, Diagonale. Io l'ho letto anni fa, quindi cioè, è dalla memoria. Mi sembra Diagonale, c'è la stessa cosa di Diagonale. Diagonale. C'avevo il dubbio se era con la I con la... Ok, dai, cancelleremo questi due minuti di podcast, non è un problema. No, vabbè, questo era un gioco di parole poi che si perdeva molto spesso nella traduzione. Però sì, lì iniziava la storia. C'era i Pottermore sotto che insultano. Avete sbagliato il nome. No, ma li togliamo i due minuti, prego. Vai avanti, Tommy, scusa. No, effettivamente inizia che se magari una persona più adulta lo legge il libro, magari pensa che ci saranno regole sul sistema magico, ma poi non se ne parlano più e semplicemente si focalizza la storia nell'università, in Hogwarts, per quello che riguarda la dinamica... Hogwarts. Ok. Sempre più Outwits. E lì si concentrano di più sulla la relazione tra le diverse fazioni o i gruppi di ragazzi, più che sullo studio e le meccaniche della magia. È bello come questo podcast stia sempre più diventando un corso di dizione. È meraviglioso. Ma perché ci sta la versione in inglese e in italiano degli stessi libri? Per cui si rivedono i problemi. Sì, ma io ho tre versioni diverse in testa, tre accenti diversi, e poi quando vado a vedere le cose li leggo, li ascolto in inglese, ma da persone che parlano altre lingue, perciò ho anche quegli accenti lì. Cioè. Te manca da leggere in esperanto, hai fatto. Cioè. Potrei fare una domanda trabocchetto ora, però? Visto c'è un altro... Che... Ok, volevo sapere se c'era altri esempi, poi. Appunto, volevo fare una domanda trabocchetto a Tuccio. Visto che lui nell'ultimo podcast ha detto che il primo fantasy che gli era rimasto nel cuore era il Signore degli Anelli, è un sistema magico alto o basso? Visto che tu hai letto anche il Silmarillion, prego. Oddio. Mettiamola così. Stai attento a quello che dici. Allora, vabbè. come regole... Non sarò io a crocifiggerti, lo sai. Allora, l'autostoppista sistema... infame un attimo. Mannaggia, Simone. Mannaggia. Allora, fondamentalmente il contesto della magia è tutto legato alla cosmogonia, cioè alla creazione proprio del cosmo, del mondo. Cioè, viene tutto dal Dio, dai Ilúvatar. Che poi ci sono i vari che alla fine è una visione anche molto cristiana quella che ha utilizzato Tolkien tramite la musica, tramite l'armonia creano il mondo. Fondamentalmente il grande nemico Sauron, che non è altro che l'ombra del grande nemico che c'era prima, che era l'angelo caduto, il più bello dei figli di Ilúvatar, eccetera eccetera. Sì, è molto cristiana, lo ripeto, quindi la magia viene tutto da lì, cioè ci sta la creazione, tutto quanto, sì, ma quanto ci sono questi oggetti magici, allora ci sono poche persone al mondo che possono utilizzare la magia, ci sono razze che sono più sensibili
meno sensibili alla magia, e questo dipende da quant'era la loro vicinanza al creatore, o comunque sia ai Valar, alle prime creature di Lúvatar. Mi rendo conto, credo che i fanatici di Tolkien mi devono scusare, perché sto dicendo nomi a memoria, quindi potrei dire un sacco di cazzate. Ci sono, diciamo, di grandi stregoni ce ne sono pochi, tanto abbiamo visto di Gandalf, di Saruman, si è letto di Radagast, adesso se non mi ricordo male dovrebbero essere in tutto 5 o 7, adesso non mi ricordo, comunque sono molto pochi. Come oggetti magici ci sono i palantiri, gli anelli, ma diciamo che sono tutte sono oggetti creati all'alba dei tempi, tutto all'alba dei tempi, è tutto estremamente antico e tutto riconducibile alle ere passate, quindi diciamo che la magia è molto di conto, cioè è come l'aria che respirano, cioè è di contorno, è fatto dalla magia, perché comunque se il mondo è magico, se intendiamo magico come creazione di un essere superiore, in quel senso ci sono persone che, avendo avuto la missione da esseri superiori, riescono a manipolare, e con le conoscenze riescono a manipolare quello che c'hanno intorno. Tutti gli altri si affidano a questi come cioè comunque sia saggi, come persone di cui fidarsi, eccetera. Però ecco, cioè, la magia non ha molte regole, cioè ci sono grandi poteri che però sono legati a determinati oggetti, quindi limitato nell'oggetto. Ecco, questo è il punto principale. Ci sono nuclei intorno, certo, alla storia di magia hard. Per esempio, Tom Bombadil, secondo me, rispetta bene le tre regole di Sanderson, nel senso, sì, che è onnipotente finché sta nella sua foresta. Se lascia la foresta diventa una merdina, e allora è il personaggio che rispetta queste tre regole di Sanderson, no? C'ha dei limiti. E se fanno delle domande, cosa succederebbe se questo personaggio lascia o non lascia, verso l'inizio della storia, quando c'è il consiglio che dicono chi deve essere il portatore dell'anello, bla bla bla, viene fuori il nome di Tom Bombadil, solo che dopo non viene preso in considerazione. E come dice Tuccio, secondo me ci sono punti della storia che ci sono nuclei, noccioli di magia hard, però per lo più diciamo che il mondo del Signore Anelli è un mondo soft. Sì, per la maggior parte dei personaggi che incontri e che lo abitano, sì. Ma se dobbiamo citare invece un fantasy hard, che potete dire proprio questo, ha tipo un sistema magico hard, proprio potente, cosa potreste dire? Allora, tutti quelli che vengono in mente a me non sono comunque dei fantasy mainstream, quindi ho paura di fare degli spoiler nel parlarne. E non, vabbè, puoi solo citare il titolo alla fine, dai, secondo me. Lascio comunque un attimo la parola a Tommy, magari lui riesce a fare meglio di me, perché io ho davvero paura, perché citare il titolo senza dare spiegazioni comunque sarebbe molto... così. Vabbè, vai Tommy. Cioè, io perché non saprei cos'è popolare a livello proprio di fantasy italiano, perché tranquillamente possiamo parlare tranquillamente di tanti libri di Brandon Sanderson a questo punto, Mistborn, possiamo parlare del Ritmatista, che è una storia un po' più noiosa, ma comunque sono libri in cui ci sono tantissime regole e la magia è veramente limitata. Ma non per questo perde veramente di meraviglia, cioè, c'è ancora l'effetto della meraviglia del mondo magico, cioè, potremmo parlare anche delle cronache dell'assassino di Rutfus, sì. C'è da finirlo, guarda, mi manca 50 pagine a finirlo, quindi posso dire che sì, cioè, come avete spiegato, c'è molto hard, cioè, non so, le regole.
l'escrittore si è fatto adesso l'equivalente a una tesi di laurea per quello che riguardava la letteratura sull'approccio scientifico alla scrittura del mondo fantasy, per dirla. Ah, ok, quindi. Però non so quanto sono popolari questi libri in italiano, no? Non Però saprei. no, il nome del vento secondo me è un po' popolare comunque anche in Italia, ha una Beh, certa popolarità. diciamo comunque ecco, che per avere, cioè per essere un sistema magico hard, bisognerebbe appunto. La ruota del tempo, di Robert Jordan. Se però quello popolare su per me è che credo, non lo so. No, non è popolare solo No, no. per Aspetta, aspetta che Amazon fa uscire la serie TV, dopo vedrai. Cioè, diciamo che per avere un sistema magico, cioè per parlare di sistemi magici hard, il funzionamento della magia all'interno del mondo deve essere paradossalmente meno magico possibile e più spiegabile possibile. Più diventa scienza, se Più, vogliamo proprio dire una esatto. cosa un pochettino più, ecco, brutta, più diventa hard il sistema magico. Più riusciamo a dare una spiegazione al come viene utilizzata la magia, quali sono i suoi gradi di potere, cose di questo tipo, più il sistema magico diventa hard. Cioè, scusate un attimo l'off topic forse, ma i giochi di ruolo, per esempio, utilizzano molto i sistemi magici hard perché definiscono la magia in tutti i suoi livelli, ad esempio. Più ci avviciniamo a una cosa del genere, più un sistema magico arde. Questo è un bel esempio. Ragazzi, volete, ciao, siamo a un certo minutaggio, volete fare una conclusione, qualcosa? Avete qualcos'altro da dire? Io al massimo vorrei concludere con delle curiosità, cioè tipo per esempio Ah, fammi, cioè, una domanda a cui magari possiamo rispondere tutti nel più breve tempo possibile per non allungare troppo il podcast. Preferite all'interno delle storie un sistema magico soft o hard? E perché? dai, iniziamo per te, Carbo. Inizio io. Sinceramente, hard. Tutta la vita, cioè. Non che non mi piaccia tipo il divagare o comunque quello che io chiamo Wanderlust un po' da viaggio, cioè il senso della meraviglia. Non so se esiste un termine simile Non saprei. per tipo la sindrome di Stendhal o cose del genere. Non so se definire una cosa del genere. Però a me piace tantissimo quando lo scrittore riesce a creare un mondo coerente con uno schema e un rigore impressionante. Io, tipo, adesso tralasciando il mondo del fantasy, tipo, io sono sempre impressionato da quello che maledetto Togashi è riuscito a fare con Hunter x Hunter. Quando ha cominciato a introdurre il Nen, il Ren, tutti i vari livelli, ho fatto wow, lì ero rimasto allibito per cioè, il complesso meccanismo che regolava i poteri dentro quel manga. Quello secondo me penso che si possa definire un sistema magico hard, cioè Sì, c'era dei limiti anche decisamente. impressionanti a volte, Ma cioè dopo lo capisci anche avevi dai un potere. combattimenti che sono Sì, veramente anche dai strategici. combattimenti, ogni volta poi tipo cosa so, tipo sapere quanto potere dover mettere in una certa parte del corpo per poi difendersi se nel caso avesse attaccato o cose del genere, quello era impressionante, e sicuramente a me piace di più rispetto a cosa so, tipo a un manga in cui ci sono solo botte e c'è power up a caso, senza senso, adesso sto divagando. Però anche sul fantasy, tipo questo del nome del vento, le cronache del. Come si chiama? Le cronache dell'assassino del re? Sì, L'assassino del re. dell'assassino del re. Cioè, quando ho iniziato a leggere come funzionava questo sistema magico, adesso non spoilerò, però. Cioè, ho fatto, cacchio, è interessante, è figo, cioè, mi piace capire come poi verrà implementato. E sinceramente fa buon lavoro Rothfuss, cioè riesce sempre a dargli un bel contesto e riesce sempre a fare in modo che, cioè, non viene fuori a cacchio così la magia. Ogni volta che la utilizzi c'è una sorta di, non
chiamiamolo tra virgolette sacrificio, adesso non spiego di che tipo di sacrificio sia, però c'è comunque uno sforzo per cui per farlo certi personaggi devono subiscono dei danni. Adesso sono molto vago per spiegare, però io sinceramente preferisco sempre sistema hard piuttosto che un sistema soft, anche se il sistema soft sì, ti permette di essere più libero in quello che vuoi scrivere, ti permette di essere più di manica larga, sì, ok, però spesso senti quel senso di, come ho detto prima, sospensione dell'incredulità, dico vabbè, ma qui non stai un po' troppo esagerando? Non ti senti che l'hai fatta un po' fuori dal vaso? Non lo so, io sono più di quella filosofia. Se avete qualcosa da dire, altrimenti lascio la parola a altri. No, è la tua opinione, questo è il tuo rispetto. Va bene, io non so chi vuole andare. Cioè, tu non sei da rispettare come persona, ma in questo caso rispetteremo la tua opinione. Va benissimo, grazie Simone, ti voglio bene pure io. No, sappiamo che non chi, è vero. Chi va? Scegli te, Carlo. È vero. Vai a te, Andrea, dai. E allora, io la penso abbastanza similmente a te, Carbo. Cioè, pure io preferisco un sistema hard. Più che altro per il discorso che nel momento in cui uno scrittore, nel nostro caso in particolare uno scrittore fantasy, si impegna in un sistema magico hard, pone l'accento sul background, cioè come abbiamo letto prima sulle varie leggi eccetera eccetera. Io credo che un sistema hard ben costruito debba ricalcare quello che poi Sanderson ha scritto sul suo sito, comunque sia. Cioè, non dare niente per scontato e sfruttare quello che hai intorno e contestualizzare il tutto. Questo qui fa in modo che il lettore avverta passo passo che qualsiasi cosa che calpesta, che sente, che vive, può essere legato a qualcosa di più. Lo trovo molto soddisfacente da questo punto di vista e sicuramente richiede molta più cura in questo ambito. Ok, questo. Vai te, Tommy? Io allora, fondamentalmente quando cerco una storia, il primo input che vado a guardare è sinceramente la caratterizzazione del personaggio, è quello che mi interessa di più. In base a quello posso scegliere sia soft che hard, però se uno mi dice guarda devi scegliere adesso mai una, quello che scegli dopo non puoi leggere l'altro mai più, allora io direi hard, per il semplice motivo che a me i momenti dove arrivano i Deus Ex Machina a risolvere la situazione di punto in bianco mi fanno venire un cringe devastante che devo chiudere il libro e prendermi una pausa. E vabbè, questo non è vero comunque che, come dicevo io prima, un sistema magico soft non deve prevedere comunque dei Deus Ex Machina. No, infatti se sono costruiti bene non ci devono essere, o vengono già prefigurizzati all'inizio con lungo anticipo, ma è anche vero che molto spesso non succedono queste cose. Sì. Ecco perché se io come scelta devo scegliere assolutamente da adesso in poi posso solamente leggere un genere solo del sistema magico, e allora andrò per il hard, altrimenti sinceramente io mi godo tutti e due, perché il Trono delle Spade è un sistema soft, il Signore degli Anelli è un sistema soft, tantissimi libri di Neil Gaiman perché sono un sistema... Il Trono delle Spade è un sistema magico? Non è una lista di persone che muoiono, non capisco. Diciamo che da qualche parte c'è, fra le briciole che restano al tavolo dopo la descrizione chilometrica di quello che si mangia, un necrologio di Spano. Ok. Però effettivamente ci sono sistemi magici, quello de, non so, cioè altri ancora, però che sono molto belli, ma effettivamente se devo fare una scelta netta, sì, sistema hard. E invece quella persona orripilante di Simone? Beh, io da persona orripilante quale sono?
vado un po' contro tendenza qui nel podcast, perché io preferisco comunque un sistema magico soft. Odio i Deus Ex Machina ed è per questo che infatti il 90% delle volte che leggo un libro o un sistema magico soft poi bestemmio. È forte. Il libro che ho portato con Carbo l'altra volta, di cui ora mi sfugge addirittura il nome per quanto l'ho voluto togliere dalla mia testa, il Grishaverse lì, Ah, Tenebrosa. Il famoso Tenebrosa, Grishaverse. praticamente proprio guarda la ciliegina sulla torta dei sistemi magici soft venuti male praticamente. Quindi ecco, il 90% delle volte che leggo un sistema magico soft poi bestemmio, ma quando è fatto veramente bene lo preferisco a quello hard, perché un sistema magico hard, come dicevo prima appunto, per paradosso deve toglierti ogni aspetto magico, deve avvicinarsi di più a una scienza, alla magia, per spiegartela al 100%, mentre invece per me la magia è quella cosa che va oltre, deve avere quel livello di incomprensibilità, quella cosa che soltanto il grande mago può capire e tu, lettore, invece ne sarai sempre un po' all'oscuro, diciamo, non potrai mai capirlo al 100%. Quindi preferisco questo, ma ovviamente odio poi dopo il Deus Ex Machina, quindi quando poi arriva nel 90% dei casi questi. Ma è anche vero che i sistemi hard fatti bene ti fanno scoprire questa scienza magica lungo la strada, non è che te lo dicono il primo paragrafo, il primo capitolo e ti spiegano tutta la magia, no, la scopri strada facendo. Ecco perché molto spesso sono libri anche lunghi, cioè sono storie con tanti libri. Se un giorno dovrai leggere tipo le cronache del Folgoluce, Ah, con questo Brandon Sanderson. sì. Anche tu, Tommy, comunque. Da che pulpito? Però No, e te il fanno discorso. scoprire le regole piano piano. Sì, ma cioè, il discorso che volevo fare io è che praticamente nella mia testa è normale che la magia non potrà mai essere spiegata al 100% perché rimane comunque magia. Deve È avere giusto. quell'alone di mistero, quella cosa di incomprensibile, che io, Mi non, sembra giusto. lettore, non potrò mai capire. Ovviamente questo non dà comunque il diritto allo scrittore di prendermi, scusate il francesismo, per il culo, mettendo poi Deus Ex Machina. Quindi se mi dai pochissime regole e non riesci a rispettare neanche quelle, per me non è un sistema magico basso, è un sistema magico che non ha funzionato. Due cose diverse. Va bene, quindi abbiamo esplicato tutti quanti cosa ci piace o no del sistema magico e altro. Penso che con tutti gli hard e i soft che abbiamo detto in questa puntata ci apriranno una nuova categoria su YouPorn, una cosa del genere. Che comunque potrebbe essere motivo di visualizzazioni. Hard Magical System, tipo da una parte, Soft Magical System. Tipo, non so cosa vedi, non so cosa vorresti vedere. Fai Va tipo bene, Epic però. Rap Battles, però in versione pornazzi, no? Non so, fai le robe un po' più sconce o scene. Basta, basta, non esageriamo, perché questo va su YouTube e l'algoritmo funziona stranamente, Ma quindi. manco l'algoritmo ci si caga, voglio dire, lascia stare. Perfetto, perfetto. Va Almeno bene, dai, qualcuno fa. almeno qualcuno, almeno l'algoritmo. Neanche quello. Va bene ragazzi, penso che siamo alla fine, possiamo anche salutare i nostri... Prima di salutare i nostri Prima di salutare... ascoltatori, vogliamo dire cosa sarà la prossima puntata, insomma? Ma l'abbiamo detto Va la puntata bene, scorsa sul... Ah, la parliamo... prossima puntata del pit stop, ma certo. No, Ah, no, no, no. la prossima puntata. Quando abbiamo finito di fare la pipì sul pavimento dell'autogrill, abbiamo preso il nostro caffè e ripartiamo. Che cosa porteremo nel prossimo episodio, Carbo? Ma non... vabbè, lo ridico di nuovo perché l'ho detto pure Certo. nell'altra puntata. Vabbè, io e Tuccio porteremo il gigante sepolto. E io e Tommy porteremo il principe dei fulmini. Di Mark Lorenz. Marco Lorenz.
Perfetto, dopo che l'abbiamo ripetuto un'altra volta, non so perché, però sentite sempre quanto gli pesa il culo a Carbo. A sì, ripetere. A me non volevo ripeterlo, non so perché, però e gli ascoltatori quando vedranno, cioè quei due ascoltatori che abbiamo, quando vedranno la puntata che viene caricata, penseranno subito: ah, quindi finalmente vediamo il gigante sepolto, qui ci vuole fulmini e poi si devono non vedono l'ora. E perciò fanno: che sta succedendo? E quindi glielo ripetiamo, tranquilli, non ci siamo dimenticati, arrivano. Va benissimo, allora vado io con i saluti, che è un buon salve. Vai, è anche un arrivederci, dai. Un arrivederci, un buon salve. Mi raccomando, non sbagliamo il saluto. Ma perché dobbiamo sbagliare il saluto? Perdonami. Cioè, no, dire, vabbè, siamo normodotati, ce la possiamo fare. Io direi un grande saluto a tutti, anzi un arrivederci, come dicevano. Tommy, alla prossima, ascoltatori. Io, visto che nessuno vuole sbagliare, direi buongiorno per chi ascolterà il podcast di giorno e buonasera per chi lo ascolterà di sera. Buon mattino, dove è finito Truman Show? Scusa, c'era pure la mattina. E buon mattino. Ok, grazie. E se non ci rivediamo? Va bene, ragazzi, per questo pit stop, seconda puntata abbiamo fatto, e ancora una volta altri saluti da Blabla Fantasy.